era la utilitaria stretta. Come tutte le teorie un po' quelle un po' belle, corpose, sono tutte le scoperte grossissime nella storia della fisica, non sono merito di una persona sola, non è che ha acceso la lampada di è così, no. I tempi maturano certi tempi. E per esempio alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, solo inizi fino al 1905, c'era nell'idea qualche cosa, però si sforzava di venire fuori, i tempi erano maturi, cioè la frutta stava per cadere per terra, però bisognava che qualcuno scrollasse l'albero per farla cadere per terra. E ci vuole il genio che apre la porta bene, apre la porta di una camera in cui ci sono altre porte, spalanca queste porte, si spalanca un mondo assolutamente sconosciuto, no? E il genio naturalmente anche. Però senza togliere merito agli altri, adesso facciamo un po' così. L'ho messo in PowerPoint così ci sono, cioè questo qui in PowerPoint non l'ho messo su un file, cioè è lui per la presentazione degli argomenti. Allora, alla fine dell'Ottocento, già nel 1887, Waldemar Boeing aveva supposto, aveva trovato delle cose strane. Cioè, per scritto in teoria, aveva trovato che nei sistemi di riferimento era comodo cambiare il tempo, cioè ogni sistema di riferimento per lui e matematicamente era comodo avere un tempo diverso. Però le idee non erano molto chiare perché erano le prime, ok? Nel 1892 anche, per esempio, Lorenz aveva trovato che matematicamente era molto comodo avere un tempo per qua e un tempo per un altro sistema di riferimento, poi vedremo meglio come era, per un altro sistema di riferimento che si muove rispetto al primo, eccetera, eccetera. Erano tutte idee abbozzate. L'Arnold, questi qui si basano su articoli che hanno scritto loro negli anni, per esempio l'Arno ha scritto un articolo nel 1900, in cui spiega che lo stesso, che il tempo potrebbe essere diverso da me a lui, se lui si muove rispetto a me. In più l'unità di misura è diversa, cioè un secondo mio non vale un secondo suo, vale un secondo e mezzo, eccetera. Però le idee erano abbastanza confuse. Di nuovo, in un articolo del 1904, poi vedremo meglio questo qui, Lorenz suppone che l'elettromagnetismo sia corretto. Poi questa frase la vediamo in un secondo. Poincaré, lo stesso, Poincaré era un grande matematico e aveva supposto queste piccole differenze che non riusciva a spiegare, non si riusciva a spiegare bene perché, per come, erano le idee che stavano maturando. Poi nel 1905 il famosissimo articolo di Einstein, che non c'entra niente la relatività in quell'articolo, almeno il titolo, tratta delle cariche, l'elettrodinamica dei corpi in movimento, cioè le cariche elettriche in moto, come si comportano. Dal titolo non si capisce niente perché non tratta la relatività come la pensiamo noi e come la pensava dopo. Per capire bene come è nato, perché e per come, bisogna rifarsi, diciamo, all'inventore della meccanica, Newton, no? Ci rifacciamo un pochettino a Newton e vediamo di percorrere
le tappe che hanno portato all'elaborazione proprio della teoria della relatività estrema. Facciamo così, Newton, io non ci metto 3 secoli, ci metto un po' meno, quindi sarà un po' più veloce, sarà qualche cosa, se no stiamo qui fino a 300 anni, non mi pare tanto tempo. Newton ha inventato la fisica, ha inventato la meccanica, è il primo che ha cercato di spiegare i fenomeni per causa, assieme a Capello. Prima non si cercavano le cause di certi fenomeni. Newton invece, prima di Capello, e quindi Newton, cercava le cause dei fenomeni che osservava. Era un grande passo perché prima non pensavano a questo modo di pensare, ok? Capello pensava al moto dei pianeti, per esempio, sì, qual era la causa, però pensava che la causa fosse, diciamo, come uno che fa girare un qualcosa come uno spaghetto, no? La forza che fa girare un pianeta attorno al Sole, Capello pensava che fosse tangente. Invece Newton, gravitazione universale, ha dedotto da tante cose che c'è una forza che attira una massa e un'altra, però lungo la loro congiungente, non per la tangente. E poi ha fatto tutto il resto. Partiamo da Newton. Due assiomi di Newton. Ciascun corpo persegue nel suo stato di quieto di modo relativo uniforme, eccetto che sia costretto a mutare quello stato da forze impresse, forze congiungenti, no? Il secondo, in un caso più generale, praticamente il cambiamento di moto è proporzionale alla forza motrice impressa ed avviene lungo la linea retta che congiunge le due masse. Questo è abbastanza importante perché poi ci arriva tutto uno sviluppo matematico che Newton ha fatto inventandosi pure la matematica per sé. Quando abbiamo un fenomeno da studiare, qualcosa da esaminare, da trovare le cause, eccetera, anche valendo, no? Per esempio un pendolo qua, studiamo il pendolo, abbiamo bisogno di un sistema di riferimento, di forza. Il sistema di riferimento è, misuriamo dov'è il pendolo, e qui dobbiamo misurare l'altezza, oppure la distanza di qui alla parete di là, o la distanza di qua a quella parete, insomma abbiamo bisogno di 3 numeri. Abbiamo bisogno di un sistema di riferimento cui riferire tutte le nostre misure di laboratorio. Tutti i laboratori sono così, bisogna fare così. E supponiamo di avere un laboratorio senza finestre, ok? Qui siamo al chiuso, non vediamo fuori, non vediamo niente, studiamo con un pendolo come oscilla e cerchiamo di capire le leggi fisiche. Va bene, misuriamo, facciamo oscillare il pendolo, misuriamo la sua posizione di là, di qua, di sopra, di sotto. Va bene, a un certo punto questo laboratorio qui, senza finestre, quindi noi non sappiamo niente, si mette a ruotare piano, come indicato lì. Vabbè, allora le leggi cambiano, ok? Perché noi ci sentiamo spingere verso una parete. Non sappiamo perché senza finestre non abbiamo nessun riferimento esterno. Adesso noi lo sappiamo perché, però se siamo isolati, senza nessun analista, assolutamente niente, non sappiamo dov'è, non sappiamo perché ci siamo qua, siamo capitati così, come per magia, no? Sentiamo, le nostre leggi di quel fenomeno sono cambiate
Oggi sono così, domani sono in un altro modo, non va bene. E allora, quali sono valide? Quelle di prima o quelle di adesso? Non lo può sapere nessuno, ok? Ad ogni modo, per chiarezza, per mettere un po' di ordine, diciamo che noi ci possiamo fare riferimento a sistemi di riferimento in cui le leggi sono sempre le stesse. Mi sono spiegato o no? Perché se cambiano poi non ci possiamo regolare dalla logica umana. Non significa niente trovare una legge se domani cambia. Okay? Invece se riusciamo a trovare un sistema di riferimento rispetto al quale le leggi non cambiano e le leggi matematiche sono le più semplici possibili, ci riferiamo solo a quel sistema di riferimento. Questi sistemi di riferimento qua, più semplici, e quelli che, diciamo, senza nessuna forza che nasce così per miracolo, per magia, si chiamano sistemi di riferimento inerziali. E se un riferimento, se tutti i fenomeni li riferiamo a un riferimento, tutti gli altri sistemi che si muovono di moto, rettilineo, uniforme, o sono in piedi rispetto a questo, no? Sono uguali, perché possiamo riferire a questo sistema B o all'altro e le leggi sono perfettamente uguali. Sono simili, non perfettamente uguali, dal punto di vista fisico sono perfettamente uguali, dal punto di vista matematico sono simili, ma non proprio uguali. Infatti noi possiamo passare da un sistema di riferimento questo qua, a un sistema di riferimento questo qua che si muove in modo rettilineo uniforme rispetto a quello nero, e i fenomeni sono lo stesso semplici e non cambiano. Matematicamente cambiano pochissimo, ma praticamente no. Si dice che le equazioni, in un linguaggio tecnico, si dice che le equazioni di quel fenomeno che non muove sono covariate. Sono sempre le stesse. Sono simili ma non perfettamente uguali. Al posto di 3 ci sarà 4. Però le leggi sono sempre le stesse. Questi sistemi di riferimento qua sono i sistemi di riferimento inerziali. Allora, riassumendo, facciamo tutta la fisica rispetto a sistemi di riferimento inerziali, ossia sistemi di riferimento rispetto al quale, ai quali non c'è nessuna accelerazione. Sistemi di riferimento non ruotano, quindi non c'è nessuna accelerazione di rotazione, si possono muovere in modo di moto uniforme oppure in quiete, che è la stessa, e allora i principi fisici sono pochi. Vabbè, c'è scritto lì, se le leggi della meccanica sono valide per un sistema di riferimento, lo sono anche per ogni altro che si muove di moto rettilineo uniforme, proprio quello che vi ho detto adesso. E, anzi, per passare da un sistema di riferimento a un altro è molto semplice, perché o sono fermi o si muovono di moto rettilineo uniforme, quindi è abbastanza facile fare tutti i conti. Le cose matematiche sono sempre stesse, e per passare da uno all'altro c'è le trasformazioni di Galileo, perché non c'è nessuna complicazione. Io ho fatto questo disegnino, vedete, lungo x e y ho messo la velocità lungo l'asse x, però non è che produce qualche difetto, è lo stesso in un caso più generale, perché x e y e z possono essere benissimo anche altri assi, però
questo non pregiudica la generalità del discorso. Ma da quelle trasformazioni di qua si può dedurre che la somma delle velocità, cioè adesso andiamo al sodo, per esempio, spiegato un po' meglio, il treno, ok? Il treno, la banchina è questa qui, lo metto questo piede sulla banchina per terra, questo treno viaggia con una certa velocità, questo sistema centrale è il sistema del treno, questo qui lo metto nel treno, eccetera. Cosa succede? Allora, se lo metto nel treno, da un calcio a un pallone, corridoio, va con una certa velocità il pallone verso la testa, allora, rispetto al treno, la velocità del pallone sarà 5 km all'ora. Il treno viaggia a 10 km all'ora. Bene, rispetto alla banchina, il pallone va a 15. Però, tanti discorsi per un conto semplice. Se invece ci dà un calcio e va verso il fondo, le velocità si sottraggono. Si sottraggono e se il pallone va a 10 km all'ora, il treno va a 10 km all'ora, se il pallone va verso il fondo del treno, praticamente rispetto alla banchina il pallone è fermo. Okay? E questo si può verificare. Tutto il mondo ha verificato questo, tutto il mondo ha visto che succede così. Tutto ciò. Allora la gente cosa ha detto? Per la meccanica va benissimo, quindi il principio di relatività è valido per il pallone, per il treno, per chi corre nello scompartimento, eccetera. Bene, e per il suono? Il suono sono onde, ok? È valido anche per le onde oppure è valido solo per il pallone e robe meccaniche? Bene, proviamo. Allora, mettiamo un altro parlante sul treno, lo stesso, diretto verso la testa oppure diretto verso la coda, eccetera, eccetera. Misuriamo la velocità del suono. La velocità del suono è 300 metri al secondo rispetto all'aria. Ok? Se il treno è abbastanza impermeabile all'aria, si porta dietro anche l'aria, cosa succede? La velocità del suono rispetto al treno è 300 metri al secondo. Però rispetto alla macchina, no. Bisogna aggiungere o sottrarre la velocità del treno. Tutto chiaro? Benissimo, succede così. Niente da dire, nessuno dice. Io ho detto che la velocità del suono è 300 rispetto all'aria vicino alla velocità. Bene, allora la domanda spontanea che sorge è va bene per la meccanica, va bene per le onde acustiche e va bene per le onde luminose? Proviamo. Allora, la gente cosa ha fatto? Ha messo una lampadina sul treno, ha misurato la velocità dalla luce, onde elettromagnetiche, verso la testa del treno oppure verso la coda del treno. Pensavano di trovare che la velocità della luce più la velocità del C, la velocità della luce, più un doppio la velocità del treno, la velocità rispetto alla macchina della luce dovrebbe essere C più un doppio. Okay? Semplice. Questo ci dà anche per dove sono. Se la luce andava verso la coda del treno, allora era C meno un doppio. Semplice. Allora, ho visto, misurato, no, non è vero. Non è vero, allora cosa succede? Succede che
misurato non una volta, 10 miliardi di volte, la luce non si sommava con la velocità del treno. Si somma la velocità del colore, la velocità delle onde, che sono onde sonore, la velocità delle onde luminose. Non è così? C'è qualcosa che non va. E qui cominciavano a sorgere i dubbi. Ma perché? Per cosa? Eccetera. Perché non va. Innanzitutto le onde sonore e le onde luminose sono diverse. Le onde sonore sono, in primo caso su queste, sono longitudinali, cioè le molecole dell'aria si comprimono e si diradano nel senso del moto dell'onda, così. Invece le onde luminose no, le onde luminose sono di tutt'altro tipo, vibrano perpendicolarmente alla direzione del moto dell'onda luminosa. È già una differenza. In più la velocità è fantasticamente diversa. La velocità della luce evidentemente è enormemente diversa dalla velocità del sole. E allora succedono delle cose strane che non si sapevano molto bene spiegare. Per spiegarle hanno supposto che le onde luminose fossero, analogamente a quelle del suono, trascinate dall'etere. Cioè l'etere doveva essere il mezzo di trasporto delle onde luminose. Bene, allora vediamo se c'è o non c'è questo etere. L'etere, c'è scritto qui, doveva avere le seguenti caratteristiche. Intanto non poteva essere composto da particelle perché le onde luminose sono troppo veloci. Poi doveva avere elevata densità perché la velocità era elevata, la velocità del suono è bassa, la velocità del suono nel ferro è molto più elevata, la densità del ferro è più elevata, quindi l'etere automaticamente doveva essere molto più denso dell'aria, però deve essere anche trasparente, perché noi vediamo tutto l'universo lo riusciamo a vedere, quindi deve essere trasparente. In più i pianeti sembrava che non avessero nel loro moto, non avessero nessuna resistenza a incontrare l'etere, voglio dire, era una sostanza che non opponeva resistenza al moto. In più proprio in tutto lo spazio doveva esserci questo etere, perché noi vediamo a destra, a sinistra, in alto, in basso, eccetera, tutto l'universo in tutte le direzioni riusciamo a vedere. Non devo porre nessuna resistenza a noi, doveva avere delle caratteristiche molto strane. Naturalmente lo sapete già che hanno cercato l'esistenza di questo etere. Dopo che Maxwell ha fatto tutta la sua teoria della luce, la teoria dei campi elettromagnetici, eccetera, ha messo un po' bene in ordine i campi elettromagnetici, la luce, eccetera, l'elettromagnetismo, i campi elettromagnetici, non erano per niente cose materiali, no? Cioè con Maxwell era fallita la teoria meccanicistica della luce che prevedeva magari qualche cosa, qualche corpuscolo spallato e il rimbalzo deriva ai nostri occhi o delle donne, eccetera, no? Però lì era la teoria materiale della luce e meccanicistica, no? Era completamente non esisteva più. In più, con la somma delle velocità, verificando la somma delle velocità col treno, eccetera, eccetera, il principio di relatività di Galileo non valeva per la luce. E come mai? Allora valeva per le cose meccaniche, valeva per le onde sonore e non valeva per le onde luminose.
c'era qualcosa che non andava, no? O vale per tutto o per niente, insomma. Non è che... Allora le alternative erano tre. Beh, ce l'ho scritta, così ce l'avete anche davanti. Allora, o il principio di relatività vale per la meccanica e non per l'elettromagnetismo, naturalmente. Ma allora doveva esistere l'etere che trascinava le onde luminose. Oppure, il principio di relatività vale per la meccanica e per l'elettromagnetismo, perché due, ma non è corretta la formulazione della meccanica. Oppure, terza alternativa, il principio di relatività vale per la meccanica e per l'elettromagnetismo, ma non sono corrette le equazioni di Maxwell. C'era questo indico qua che non si sapeva bene quale scegliere. Prima delle alternative erano tutte lì. Più di tre non ce n'erano, qui comprende tutti i casi. Come si fa a decidere la 1, la 2, la 3? Si decide, si cerca di decidere in modo sperimentale. Cioè, gli esperimenti devono dire quale possiamo scegliere, qual è quello valido. In teoria sì, va bene, d'accordo, però bisogna che la verifica sperimentale della teoria che scegliamo, no? Come sempre. Gli esperimenti che avevano fatto per decidere queste tre, una di queste tre, sono di tre tipi. Rivelazione dell'etere, cioè del sistema privilegiato per il trascinamento, no? Quindi le esperienze sono essenzialmente due, quelle di Trautenhauer, di Michelson-Morley, e sperimentalmente quelle. Poi si erano inventati 10.000 esperimenti per vedere qualche deviazione dalla legge della meccanica newtoniana. In più si erano inventati anche 10.000 esperimenti per vedere se c'era qualche deviazione dalle leggi dell'elettrodinamica di Maxwell. Il modo di procedere era questo. Brevemente, Michelson e Morley nel 1887 hanno fatto l'esperimento di vedere se l'etere è trascinato dalla Terra oppure no. O meglio, se l'etere esiste oppure no. Io qua ho fatto un disegnino, dunque, se una opinione vogliamo che sono sbagliati, perché questo qui, questo raggio qui non viene qui, ma si sovrappone qua. Io l'ho fatto sbagliato apposta per far vedere il percorso dei raggi di luce, se no non sono sovrapposti e non si vede. Allora, una sorgente di luce, quello verde, uno specchio semireflettente che sdoppia un raggio di luce in due. Quello nero va qui, specchio piano, si riflette, specchio questo qui si riflette, va col più uno schermo. L'altro raggio, quello rosso, nello specchio semiriflettente, si riflette qui, specchio piano, e va allo schermo e si combina con quello nero. Allora, su questo schermo si combinano due raggi di luce, quello nero e quello rosso, che poi è un solo, molto scoppiato in due. Per vedere se tutto l'apparato orientato in un modo e orientato a 90 gradi si comportava in modo diverso. Se l'etere era trascinato oppure no dal moto della Terra si poteva vedere così. Non si è visto un tubo di niente, vuol dire che l'etere non esiste. Ok? Poi non era l'unico esperimento, non parlo chiaro, quindi anche quello di Trautenhauer, quello lì si basa su cose elettriche, quindi diverso, però il suo è lo stesso.
quel modo cosa si è trovato per lettere? Le lettere non esistono. E quindi abbiamo delle magnetiche che si propagano nello spazio e non in un mezzo. Sono stato chiaro o no? Se non sono stato chiaro, non c'è niente di strano. Bene, allora, stabilito che l'etere non esiste, bisognava scegliere tra queste tre possibilità. Queste tre possibilità, allora, in fondo si è poi anche scelto il 2, ok? Perché? Ragionando sui concetti di tempo o di simultaneità. Einstein è quello, diciamo, il geniaccio che ha riunito un po' tutte le idee, ha visto come sono, lavorate, è riuscito ad aprire una porta dove gli altri non sono riusciti a aprire niente, e poi il bello che poi ha proseguito a aprire altre porte sconosciute. E di modo ha deciso di, nell'ipotesi 2, esaminato e studiato il concetto di contemporaneità. E questo qui è alla base della stretta. Allora, ci abbiamo una macchina solita, questa qui, no? Il treno, io ci ho fatto due treni, ma in realtà c'è un treno solo, eh? Allora, questo treno, quello dopo, quell'altro dopo. Questo treno qua passa nella stazione, no? A un certo punto in B e in arrivo c'è temporale e colpiscono due fulmini, uno in A primo e l'altro in B primo. Allora, questi due fulmini, avendo avanzato il macchinista e il controllore di coda, quello di centro è intatto e quindi può fare le sue osservazioni. Allora, quello di centro fa le sue osservazioni, eccetera, e quello di questo qui, P, nella banchina, cosa vede? Vede, intanto vede il macchinista che è morto fulminato, il controllore di coda che è morto fulminato nello stesso istante, perché i due fulmini erano fulminati insieme. Perché erano fulminati insieme, dice? Perché i raggi di luce da B' a P e da A' a P ci hanno messo lo stesso tempo. Ok? Essendo questo qui, questo capostazione fermo, ha visto questo, dice quando è che sono contemporanei? Quando io vedo a primo il fulmine, vedo di primo il fulmine di primo nello stesso tempo, una mazzata da vedere due persone nello stesso tempo, e dice sì, i due fulmini sono contemporanei. Poi invece il controllore dentro al treno cosa fa? Cosa vede? Allora, mentre i fulmini colpiscono i due punti a primo e di primo, e mentre la luce si propaga da primo in qua e da di primo in qua, il treno si è spostato un certo numero di metri, ok? E il controllore in mezzo al treno cosa vede? Evidentemente si è avvicinato a primo, ok? E allora vede che il fulmine a primo ha ammazzato il macchinista prima di primo, perché essendo più vicino la luce di a primo ci è arrivata prima. Ok? Allora poi, quando il treno si è fermato, eccetera, eccetera, dice sai, quello a terra dice sai, i due fulmini sono arrivati, adesso erano contemporanei, però
hanno ammazzato i due tori a tale ora, contemporaneamente insieme. Quello sul treno dice no, io ho misurato e è arrivato prima il punta primo e poi dopo il primo. Non si metteranno mai d'accordo perché i due fenomeni sono giusti come li hanno descritti i due controllori del treno. Allora, due eventi che sono contemporanei per un osservatore, quindi, non sono contemporanei per un altro osservatore, questo, il secondo, giusto? Il secondo in modo è rispetto a questo. Quindi, per un sistema di riferimento, due eventi sono contemporanei, per un sistema di riferimento in modo rispetto al precedente, quei due eventi possono non essere contemporanei. Questo vuol dire che il tempo è diverso da il sistema di riferimento nero, questo, o il sinistro, al sistema di riferimento o primo, x primo, x primo. Allora, il tempo, eccolo qua, il tempo dipende dal sistema di riferimento, non è assoluto. Newton cosa aveva detto? Spazio è assoluto, il tempo è assoluto. Cioè lo spazio è una trave che contiene gli oggetti, nel senso tipo, contiene noi, il sole, la galassia, eccetera, eccetera. Però è lì, assoluto. Il tempo è lo stesso, ha detto Newton. Il tempo è assoluto, nel senso che un fenomeno avviene alle 10:30, per me, per lui, per un altro, avviene alle 10:30, basta, punto. Due fenomeni sono contemporanei per me, sono contemporanei per lui, sono contemporanei per l'altro. Invece Einstein, facendo questa critica al concetto di contemporaneità, ha detto no, il tempo non è assoluto, e nemmeno lo spazio. Allora cosa facciamo? Questo qui non è più valido, somma di velocità l'abbiamo già visto che non è più valido per le onde elettromagnetiche eccetera, però è valido per altre cose, vabbè, insomma le trasformazioni di Galileo vediamo un po' di aggiustarle eccetera, facciamo una bella cosa, cancelliamo tutto e prendiamo due postulati fissi, rigorosamente veri, inamovibili, e vediamo di rifare un po' la faccenda. I due postulati sono: la velocità della luce è sempre c, indicata universalmente da c, 300.000 km al secondo rispetto a qualsiasi cosa, rispetto sia al treno, sia rispetto alla macchina, sia rispetto al treno, sia rispetto a qualsiasi cosa, la velocità è universalmente c, e non dipende da niente, dipende da niente, dalla sorgente, nemmeno da dove è la sorgente, niente, la velocità è sempre quella e non cambia. Come secondo postulato, le leggi fisiche devono avere la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, e questo qui non ci piove, perché è uno dei postulati più generali che ci sono. Insomma, i due postulati sono due postulati più generali possibili, ok? Molto più generali di quelli di prima. E allora cerchiamo di rifare un po' la faccenda, cerchiamo di rifare le trasformazioni di Galileo, cerchiamo di fare qualcosa che vada bene e cerchiamo le leggi di trasformazione da un sistema di riferimento a un altro che si muove di modo che viene in forma rispetto al primo che non siano quelle di Galileo. Allora, io ho fatto così, in quelle 2000 pagine che poi vi do,
pensano un po' meno, non so. Le trasformazioni di Lorentz, per chi è interessato, ci ho messo come si calcolano, come si ricavano. Per chi non è interessato, non le legge, boh, si possono ricavare proprio matematicamente, e chi vuole se le legge, chi vuole non se le legge, non implica niente. Infatti l'ho messo come appendice. De nuovo, alla fine dei conti, le trasformazioni per cui le cose sono valide sono queste, le trasformazioni di Lorentz, che l'aveva già abbozzate, le aveva già fatte Lorentz prima del 1905. Per quello che le idee erano già in gestazione, però non erano messe bene combinate. Vedete qua che il ci ho messo delle altre, sì, ci ho messo anche queste qui non sono come quelle di Galileo così semplici, sono un pochettino più complesse, intanto perché il tempo è diverso per il vagone, per il treno e per la banchina, e quindi bisogna tenere conto. Poi per chi ha notato, per chi vuole notare, per chi è amante della bellezza, eccetera, si possono anche scrivere così le stesse, e queste qui sono molto più eleganti e molto più simmetriche. Perché qua c'è scritto C di primo, ok? Qua invece c'è di primo solo. E se si prendono come coordinate, non so se qualcuno familiare con la matematica, se si prendono come coordinate x e il tempo, sono queste qua, d'accordo? Però non sono tanto molto simmetriche e legate. Invece i due assi, uno è il tempo e l'altro è lo spazio, e quindi allora non va bene. Se si prende uno lo spazio e l'altro anche, molto meglio, ok? Invece di prendere t si prende CT, che è lo spazio, e le trasformazioni vengono più belle, perché vedete che questo termine è uguale a questo, ok? Questo qui è uguale a questo, sono assolutamente più simmetriche. Ora, una volta trovate le trasformazioni di Lorentz, e una volta risolte, verificate abbastanza sperimentalmente bene, cioè bisogna leggerle, bisogna vedere che cosa ci dicono. Ok? Allora, ci dicono tantissimo, però bisogna leggerle bene. Innanzitutto ci dicono che la somma delle velocità non è 1 più 2, o non so, non è come nel caso precedente, 40 km all'ora più 10 che fa 50. No, 40 più 10 non fa 50. 40 più 10 fa 49, per esempio. Ci sono delle regole diverse. Perché la velocità del treno più la velocità della luce non fa la velocità della luce più il treno. Non fa 300.000 più, supponiamo 10.000, 300, 10.000 km al secondo. No, deve fare sempre 300.000, perché la luce non si somma con niente. Allora, la regola della somma, 4 più 2, non deve fare 6, deve fare, cioè 4 più 2 fa 6, ma 4 più 3 deve fare 6, non può superare il 6. Mi sono spiegato? Non può superare la velocità della luce. E quindi la regola della somma è un po' diversa. Mi sono spiegato o no? Se non mi sono spiegato, ripeto, ok? E quindi la regola di somma delle velocità è questa. Vedete che è un po' diversa, non è 50 più 20 non fa 70, se potete numeri a caso, se provate lì, se vi divertite a metterci dei valori, per esempio, non so, 1,
circolare 300.000 km al secondo, W 10.000 km al secondo, non fa 310.000 km al secondo, eh? Va bene, e questo qui, in più cosa deve succedere? Certo, si verifica anche il conto, carta di pietra, carta pena. Le trasformazioni di Lorentz devono ridiventare le trasformazioni di Galileo se le velocità sono molto basse. Cioè, se le velocità sono basse in confronto della velocità della luce, allora si può approssimare che 40 più 10 fa 50, insomma, la velocità del treno più la velocità del pallone calciato da eccetera. Cioè è un caso particolare. E lo stesso succede con il tempo. Se questo W è molto basso, molto più piccolo in confronto di C, allora questo W quadrato diviso C al quadrato è molto piccolo, ok? Che praticamente, se dopo parecchio piccolo, si può trascurare rispetto a 1. E quindi ritorna tutto come aveva detto Galileo un po' di secoli fa. Se invece questo doppio è uguale a C, cioè se la velocità del treno è uguale a 300.000 km al secondo, allora fa 1 meno 1 che fa 0, giusto? E qui va tutto a pallino, perché qualcosa di su 0 non ha senso. Altro caso, se la velocità del treno fosse maggiore della velocità della luce, qui o anche lì, dappertutto, cosa succede? Sotto la luce comparirebbe un numero negativo, giusto? Un numero negativo sotto la luce non ha senso, perché la radice quadrata di meno 4 non ha senso. Allora, cosa sarebbe in luce? Che tutti i corpi possono viaggiare a una velocità inferiore ma non uguale a quella della luce. Okay? Nessun corpo materiale può viaggiare alla velocità della luce, solo la luce, non è vero. È una delle conseguenze della relatività stretta. Va bene così o no? Poi ci sono altre conseguenze. Allora, noi abbiamo visto il primo caso, la velocità molto minore di quella della luce deve ritornare al caso classico. La velocità minore, ma non esageratamente minore di quella della luce, allora si calcola con queste regole nuove, ok? Sono delle velocità diverse, eccetera, eccetera. Io ho messo spazio e tempo, che le conseguenze delle trasformazioni di Lorentz e di tutte le considerazioni fatte dice che lo spazio e tempo sono completamente diversi da come si erano immaginati prima. Voglio dire, Einstein ha cambiato completamente la nostra visione dello spazio del tempo. Ha rivoluzionato tutto. Un po' come Newton ha rivoluzionato il modo di vedere il modo di pensare nel 1600. Di modo la rivoluzione c'è stata praticamente due rivoluzioni, Newton e Einstein. Spazio e tempo. Allora,
Intanto ha detto che il tempo è diverso per ogni osservatore. Ok? Cosa vuol dire? Che il tempo è variabile. No, senza temporale. No. È variabile e non esiste il tempo assoluto. E naturalmente non esiste nemmeno lo spazio assoluto. In assoluto non c'è più il tubo, ma no. C'è tutto e due, lo spazio e il tempo, come scolarsi. Voglio dire, se prima si considerava spazio una cosa e tempo un'altra, dicevamo che, non so, un avvenimento è successo qui, alle ore tra dei tanti. Adesso non si può più dire che è successo qui, alle ore tra dei tanti. È successo nello spazio-tempo, cioè lo spazio e il tempo sono connessi insieme, non si possono staccare, non c'è uno spazio e non c'è un tempo, sono assolutamente insieme e bisogna ragionare con tutto insieme. Generalmente le prime volte lì, da quell'epoca lì, era abbastanza difficile concepire queste idee qua, spazio e tempo legati insieme, perché se cambia uno cambia anche l'altro. Supponiamo che cambi lo spazio ma cambia anche il tempo, supponiamo che cambia il tempo cambia anche lo spazio, non si può separare, sono assolutamente legati e per questo si dice che un avvenimento, un evento è successo nello spazio-tempo, cioè invece di dare le coordinate dello spazio, cioè le coordinate del tempo, si devono dare tutte e quattro insieme. Se cambia una cambiano anche le altre, però. Se cambia il sistema di riferimento non c'è più la contemporaneità del tempo, quindi cambia tutto. Da queste idee qua è nata la meccanica cinematica, quindi la meccanica relativistica, che non fa i conti come si faceva prima, una pallina, traiettorie, eccetera, nel tempo, nello spazio, insomma, normale come ragionavamo prima. Fa i conti con delle quantità a quattro dimensioni. Cioè, se noi prima ragionavamo con cose matematiche, precette, no? Vettori che rappresentavano velocità, spostamento, eccetera, eccetera, nello spazio, adesso bisogna ragionare con i vettori che rappresentano lo spostamento e tante altre cose, non nello spazio, nello spazio-tempo. Quindi le componenti di queste cose qui sono quattro, non sono tre. E allora tutti i conti sono diversi. E quello che si conserva, quello che si tratta matematicamente, è un pochettino più complicato che il caso precedente, nello spazio separato e nel tempo separato. Più di questo mi mette male spiegare, perché allora bisogna fare dei calcoli, cose matematiche più complicate. Però è un'estensione delle idee del precedente. Devo dire che per i primi anni metteva male a tutti pensare in quel modo lì. Ok? Se sono riuscito a essere chiaro, è già l'ultimo punto, la massa. La massa. Sì, ma c'è ancora la dilatazione dei tempi e la contrazione della lunghezza. Sì, li tralasciamo abbastanza perché rientra nella variazione del tempo e delle dimensioni, no?
dilatazione dei tempi, famosissimo, l'avete letto tutti, si leggono dappertutto, eccetera, i gemelli, cosa vuol dire? Che il tempo trascorre, per l'unità di misura del tempo è diversa, per sistemi di riferimento diversi. Per me, che sono fermo piccolo, per il mio gemello, che viaggia nello spazio vicino alla velocità della luce, l'unità di misura del tempo è diversa rispetto alla mia. La sua è sempre la stessa, perché l'orologio lo vede sempre che marcia allo stesso modo, anche se lo piano veloce, noi vediamo il nostro orologio sempre, sempre lo stesso, insomma, che invece per uno là guarda il nostro orologio, ma quello lì va più piano. Sono cose assolutamente normali, perché infatti sono verificabili benissimo. Per esempio la dilatazione dei tempi è normalissima, è dal 1912 che è nota ed è misurata sperimentalmente mediante i raggi cosmici. Nei raggi cosmici ci sono delle particelle che arrivano da chissà dove. Nel 1912 si va a rivelare, eccetera, sul pallone. E dopo un po' i raggi cosmici, interagendo con l'atmosfera, creano delle particelle. Queste particelle hanno una certa vita abbastanza lunga per le particelle, sono 10 alla meno 6, quindi qualche microsecondo. Allora, si generano circa più o meno 15-20 km di altezza, dai 10 ai 20, insomma, grosso modo. Si generano lì, nascono lì, vivono, visto che hanno una velocità prossima a quella della luce, e venendo su per terra non dovrebbero arrivare a livello del mare, perché muoiono prima. Se ci mettiamo un microsecondo, se la loro vita è un microsecondo, non riusciranno mai a arrivare fin qua, perché muoiono prima, e quindi noi non dovremmo vedere. Invece li vediamo benissimo. E come? Perché loro sì che vivono un microsecondo, però questo tempo qua è riferito, è il tempo misurato rispetto al mesone V, cioè rispetto a me che viaggio di là fino qua. Io vivo poco, quindi non riesco ad arrivare per terra. Invece io che ho il laboratorio qua sulla Terra, misuro, non misuro un microsecondo per me. Il mesone vive di più e quindi arriva sulla Terra. Quindi io lo posso vedere, lo posso rivelare. Se non succedesse questo qua, allora quindi il mesone non arriverebbe. La prima prova sperimentale, la primissima del 1912, 13, 14, di quegli anni lì. Poi si sono accumulati 10 anni, insomma, tutte le macchine, gli acceleratori, eccetera, eccetera, funzionano funzionano, le particelle sono a velocità relativistica, quindi tutti i conti si fanno benissimo. Con le cose relativistiche, se no non esisterebbe, sono delle prove più lampanti. L'ultima prova che c'è è il GPS, che funziona perché funziona la relatività, non questa, quella generale, chiaro. Qualcuno mi dirà, e qualcuno l'ha già detto, e qualcuno si è arrabbiato parecchio anni fa, ma se io ho i gemelli sulla Terra hanno la stessa età, se un gemello parte con l'astronave, fanno un giro con la
velocità prossima a quella della luce, poi ritorna, trova il gemello sulla Terra più vecchio, lui invece no, perché il tempo è trascorso più lentamente, eccetera. C'era un filosofo dei tempi lì, come il 1920, non lo so, che si era arrabbiato perché ma anche un cretino capisce che queste cose sono assurde, che un gemello va nello spazio, viaggia a una certa velocità, però essendo molto relativi anche la Terra si allontana dall'altro gemello con la stessa velocità. Per un po' gli è andato a scuola, anche Einstein gli ha dato qualche spiegazione. Poi si sono scocciati, allora anche i giornali non pubblicavano più gli articoli. Allora lui si era arrabbiato, dice noi ce l'hanno con me perché i giornali ce l'hanno con me. Non so, poi è finita. È vero, è assolutamente vero che il gemello ritorna da più giorni. Non è stato, cioè è stato misurato anche con un orologio atomico. Adesso ci sono delle orologi meravigliosi, no? Con una precisione favolosa. L'orologio atomico montato su delle aree e hanno visto effettivamente che c'è un certo scarto di 4 miliardesimi per secondo in concordanza con quello che diceva lui. È abbastanza verificato teoricamente e sperimentale. Contrazione delle lunghezze è lo stesso. Un regolo, una riga che viaggia in questa direzione qui, però con velocità vicina a quella della luce, si contrae, si può dimostrare benissimo sempre con la trasformazione di Lorentz. Le trasformazioni di Lorentz hanno detto un sacco di cose, anche per salire, insomma, bisogna sapere leggere. L'ultimo è la massa. La massa aumenta con la velocità. Questo qui si capisce anche a voce, senza dimostrazione, perché un qualche cosa, noi acceleriamo le particelle, ok? Le acceleriamo da qua, per esempio, da 0 a 100. Non dico le unità di misura perché faccio degli esempi. Da 0 a 100 ci vuole una certa energia per accelerare. Da 100 a 200, lo stesso intervallo, ci vuole molta più energia per accelerare. Perché? Perché si constata sperimentalmente che la massa aumenta. E più si avvicina alla velocità della luce, più la massa aumenta, infatti si può misurare benissimo, la massa degli elettroni, dei fotoni, degli antifotoni, eccetera, eccetera, con gli acceleratori, con il LED, con l'LHC, quello che è, e si misura di quanto aumenta. E immaginando che la velocità è sempre più alta, ci vuole sempre più energia per aumentare la velocità. In modo che però non può mai raggiungere la velocità della luce. Come non si può mai raggiungere lo zero assoluto, se ci può sempre avvicinare, ma mai raggiungerlo bene, e così lo stesso con una particella materiale che non può raggiungere, si avvicina sempre di più, ma non può raggiungere la velocità della luce.